appuntamento con la medicina in diretta. Oggi ci occuperemo di trombosi, lo faremo come ogni giorno con uno specialista in studio. Grazie alla dottoressa Enza Rossi per essere con noi. Lei è responsabile dell'unità operativa di trombosi proprio dell'azienda ospedaliera di Cosenza. C'è una statistica e voglio proprio cominciare con questi dati che sono dati importanti ed anche allarmanti, perché la statistica dice che le malattie da trombosi colpiscono ogni anno, pensate, più di 600.000 persone. Però c'è un però, dottoressa, la stessa statistica ci avverte che almeno una persona su tre potrebbe evitare questa malattia con la giusta prevenzione. Allora cominciamo subito dando dei consigli pratici, come prevenire, qual è lo stile corretto di vita da utilizzare. Sì. Senz'altro, come ha detto lei, le malattie da trombosi sono diventate molto, molto più frequenti. Si calcola che oggi siano la prima causa di morte, prima ancora delle malattie oncologiche, prima ancora dei tumori che sono pure molto aumentati, e questo è molto probabilmente da attribuire allo stile di vita che conduciamo. È pur vero che occorrerebbe differenziare fra trombosi che si verificano a livello delle arterie e delle vene che riconoscono fattori di rischio diversi, ma insomma, per generalizzare, per dare delle indicazioni semplici, diciamo che le indicazioni principali da dare per la prevenzione sono quelle innanzitutto di controllare il peso corporeo, di non aumentare di peso, il che vuol dire anche automaticamente proteggersi da due dei fattori di rischio più importanti per malattie da trombosi, cioè dal diabete e dalla ipercolesterolemia, svolgere un'attività fisica regolare per quel che è possibile, naturalmente ognuno secondo i propri mezzi, le proprie possibilità. Basterebbe semplicemente camminare un po' più a piedi per fare un ottimo servizio, per rendere un ottimo servizio a se stessi, alle proprie vene, al proprio cuore. E poi, ove necessario, seguire i consigli del medico, prendere i farmaci, perché dobbiamo ancora stressare purtroppo un concetto importante, che molto spesso, specialmente i farmaci assunti in maniera cronica, cioè quelli che vengono consigliati da assumere in maniera continuativa, spesso non sono assunti dai pazienti dopo un certo periodo di tempo, c'è uno scadimento della qualità della terapia, semplicemente perché il paziente crede di non avere più bisogno, perché comincia a dimenticare. Quindi non l'automedicazione, questo non è l'automedicazione, ma seguire scrupolosamente quello che il cardiologo, l'internista, il medico di medicina generale, l'esperto di trombosi consiglia. Questo è importantissimo. Tra l'altro io ricordo a chi ci segue da casa che insomma si può intervenire e porre direttamente delle domande alla dottoressa Rossi, però parliamo proprio del termine, no? Trombosi è un termine antico, ma voglio spiegare ai nostri telespettatori che cos'è un trombo, che cosa succede nelle sì. vene e nelle arterie. Succede qualcosa di diverso, nel senso che in ogni caso il trombo è un coagulo di sangue che però nelle arterie riconosce soprattutto un'origine piastrinica. Cosa vuol dire? Che impegna soprattutto nella sua costituzione degli elementi del sangue, non si possono neanche chiamare cellule, ma perché sono pezzetti di cellule, che sono le piastrine, che partecipano in grande quantità alla formazione di questo elemento occlusivo, diciamo, delle arterie stesse. E a livello delle vene invece il coagulo è proprio semplicemente un coagulo. In ogni caso il vaso colpito, sia essa una vena che una arteria, viene ostruito in maniera più o meno completa, e quindi se si tratta di un'arteria, l'organo che doveva ricevere il sangue attraverso quel vaso non riceve più sangue ossigenato e quindi soffre di un grado variabile fino alla morte. È il caso dell'infarto. L'infarto non è altro che il risultato, la distruzione di una parte del cuore dovuto a una trombosi di un'arteria, la coronaria, una delle arterie coronarie. Nel caso invece delle vene, che servono a drenare, a portare via il sangue già
ricco di sostanze di cataboliti, di sostanze di rifiuto, verso il cuore, quindi riportarlo indietro. Questo sangue non viene riportato indietro e di conseguenza c'è una sofferenza sempre del tessuto, non determinata da una mancanza di ossigeno, ma dal fatto che questi cataboliti si accumulano, non vengono rimossi, e quindi diciamo, il tessuto in questione, che di solito è un arto, una gamba, soffre di questo. C'è anche, lei lo ha spiegato bene, però noi di solito ci accorgiamo degli effetti della trombosi quando è troppo tardi, no? Quando c'è bisogno dell'intervento del medico, ma ci sono invece dei sintomi che possono farci allarmare, per cui si può insomma dire, ecco, questo sintomo, c'è bisogno di un eco Doppler per esempio, però rispondiamo subito dopo la telefonata perché abbiamo un nostro telespettatore, una nostra telespettatrice che ha bisogno di parlare con lei. Buonasera. Beh, buonasera. Da dove ci chiama? Da Cosenza. Qual è la domanda per la dottoressa? La domanda era, quale esame di sangue si può fare per prevenire le trombosi, a parte poi vabbè, il diabete, l'obesità, l'omocisteina mi pare, o no? Allora, non è che ci siano degli esami di sangue che permettono di prevenire la trombosi, la prevenzione si fa sulle abitudini di vita. È vero però che ci sono delle persone, dei pazienti, delle persone che hanno una familiarità per trombosi, cioè quando ci sono nella famiglia molti parenti di primo grado, il che vuol dire fratelli, genitori, colpiti in maniera un po' irregolare, quindi in un'età ancora giovanile o senza apparenti motivazioni da uno o più eventi trombotici, vale la pena effettivamente, su consiglio naturalmente del medico di medicina generale, consultare uno specialista per vedere se si può, con degli esami specifici, in questo caso ci sono gli esami, mettere in evidenza uno o più fattori di rischio, che non sono cause di per sé di trombosi, nessuna di queste è di per sé una causa di trombosi, ma diciamo sono situazioni nelle quali un paziente corre più rischio per condizioni che non determinerebbero trombosi in persone che non li hanno, di avere appunto un problema. Allora, ci sono esami. Così, e ci sono degli esami, perché il nostro telespettatore voleva sapere. Sono esami diversi nel caso che la trombosi colpisca un'arteria o una vena. Nel caso dell'arteria, l'omocisteina è effettivamente una sostanza tossica che si può accumulare nell'organismo e che va. L'omocisteina è a pagamento. E la prevenzione è questo esame a pagamento. È a pagamento sia il pubblico che il privato. Sì, questo esame è a pagamento. E allora, cioè, voglio dire, se noi vogliamo parlare di prevenzione, e se lo Stato non ci aiuta. Su questo lei ha ragione, ma naturalmente questo è un discorso politico che io non sono la persona giusta per affrontare. Cioè, nel senso che, cioè, questo esame che è importante, tanto però è a pagamento. Sì. Ma sia pure che dentro, sia la struttura pubblica che quella privata. Però ascolti, allora, il modo per risparmiare sia nella spesa pubblica, sia diciamo nel proprio portafoglio, è quello di fare gli esami quando sono effettivamente indicati. A parte la spesa non è una spesa elevata, ma molto spesso gli esami vengono fatti da chi non ne ha bisogno. Allora, se l'omocisteina viene fatta a tappeto su tutta la popolazione, è evidente che è un impegno economico da sostenere per la cittadinanza, ma se la fanno solamente le persone che ne hanno veramente bisogno, come ripeto, solo quelli che hanno avuto casi irregolari, cioè se uno ha avuto un parente di primo grado colpito a 30 anni di infarto, non è che tutti sono in queste condizioni, sono solo pochi, e poi non è un esame da ripetere tante volte, si fa una volta, se poi lo si trova alterato, insomma si fa una certa cura, lo si ripete dopo molti mesi, quindi addirittura una volta l'anno, quindi bisogna poi, ecco, contestualizzare un po' la cosa, se no facciamo un discorso. Questo è uno degli esami, poi ci sono tanti altri che invece non hanno nessuna diciamo limitazione di costo, cioè vengono forniti dal Sistema Sanitario Nazionale, sono il dosaggio di alcuni fattori della coagulazione, sono
Per quanto riguarda le vene, sono degli esami di biologia molecolare, sono degli esami di laboratorio anche abbastanza alla portata di tutti e soprattutto in assistenza, cioè non a pagamento. Bene, se non altre domande, noi la salutiamo. Avrei altre domande, però poi vi prendo la trasmissione. Vi allora, saluto, se sono veloci gliele facciamo fare, altrimenti... No, grazie, arrivederci. Grazie a lei e buona serata. Allora, dicevamo, però c'è anche effettivamente, come dice il nostro telespettatore, questo problema della sanità che diventa meno accessibile per tanti, proprio per i costi elevati, però chiaramente è un altro problema rispetto alla nostra trasmissione. Dicevamo prima dell'intervento del nostro telespettatore di quali sono i sintomi che devono farci allarmare per capire, no? Se c'è bisogno di un ecodoppler, quindi in qualche modo prevenire la trombosi. Sì, ci concentriamo quindi, se ho capito bene, sulle trombosi venose degli arti almeno inferiori. In questo momento sì, ecco, sì, perché i sintomi sono cioè... molto diversi. Allora, per quanto riguarda questi, i sintomi sono fondamentalmente gamba, di solito una, ripeto, perché è difficile che la trombosi colpisca contemporaneamente tutti e due gli arti. Una delle due gambe, o solo la gamba, o la gamba e la coscia anche, molto più gonfie di quella controlaterale, molto dolenti, arrossate e molto dure. Se ci sono sintomi di questo genere, specialmente in un paziente che ha, diciamo, una situazione diciamo logistica particolare, cioè che è stato a letto per un lungo periodo di tempo, che è stato ingessato, ha avuto quell'arto ingessato per i classici 40-50 giorni, che ha fatto un intervento chirurgico molto importante, c'è il sospetto di poter avere una trombosi venosa e allora c'è l'indicazione ovviamente, in urgenza ovviamente, di fare l'esame Doppler, che, ripeto, è l'unico esame, non ce ne sono altri, non c'è un modo, ci sono dei segni clinici, ma non c'è nessuno che, come l'esame strumentale, dia la certezza della diagnosi. Quindi la diagnosi di trombosi venosa, sia superficiale che profonda, si può fare solo con l'esame strumentale. In assenza della positività di questo, è altamente improbabile che la trombosi ci sia. Non è impossibile, ma è... improbabile. Prima avevo parlato dei fattori di rischio, no? Ma quando sia le vene sia le arterie sono fortemente a rischio? Ecco, questi fattori che io ho praticamente un po' alla spicciolata elencato, a parte quelli che abbiamo già detto prima, sono gli interventi, sono fattori, situazioni non congenite, acquisite, che sono poi le più frequenti. Allora, assunzione di estroprogestinici, quindi la classica pillola data a scopo contraccettivo o data a qualsiasi scopo, gli interventi chirurgici, la gravidanza, i periodi di immobilità protratta, quindi di allettamento, un paziente che sta a letto 15-20 giorni per qualsiasi motivo, spesso anche per esempio i malati degenti in neurologia hanno come complicanza proprio queste della trombosi venosa, perché sono appunto malati allettati e immobilizzati per la maggior parte. Fratture con ingessature e fra gli interventi chirurgici direi che gli interventi di chirurgia ortopedica sono i più rischiosi. Lei parlava anche prima della familiarità, che è un altro fattore molto importante da tenere presente. Ne parliamo però subito dopo la telefonata. Chiavio in linea, buonasera. Pronto? Pronto? Sì, la sentiamo. Qual è la domanda allora, per la dottoressa? Buonasera. Buonasera. Volevo parlare con la dottoressa. Prego. Rossi. Ci dica. Allora, dottoressa Rossi, io sono, dato che sono pure una vecchia cliente rossa di tanti anni fa, comunque adesso io chiamo per mio figlio. Siccome mio figlio ha avuto problemi, che è stato sotto cura a Roma, Bambin Gesù, che... diciamo che si tratta di una tachicardia, che però facendo questo tipo di esame ha avuto una trombosi diciamo femorale destro, che poi diciamo è stato curato lì a Roma Bambin Gesù. Volevo sapere, no? Purtroppo che non abbiamo tanta possibilità di poter andare là, diciamo andare a controllare via di sé. C'è diciamo qua, che io sono di Cosenza, diciamo, per avere un punto di riferimento per poter tenere mio figlio sotto controllo.
E per adesso, diciamo, come terapia gli hanno dato solo la tazoferina. E io vorrei tenerlo, diciamo, sotto cura, diciamo, appoggiarmi da qualche parte qui, perché lui ha avuto una trombosi arteriale femorale destro, ha avuto una tromboepatomia femorale, non so come fare. Signora, intanto bisognerebbe sapere quanti anni ha suo figlio. Allora, mio figlio dal 2004 che ha avuto questo tipo di cosa che l'hanno, diciamo, lì a San Donato Milanese. Poi è stato sotto cura al bambino Gesù. E il bambino ma adesso c'ha quanti anni ha, signora? Quanti anni ha il ragazzo? 15. 15 anni. Beh, se ha avuto una trombosi o ha già concluso un ciclo di terapia che gli sarà stato suggerito, o mi sembra difficile che sia stato dimesso da un ospedale importante come quello senza una terapia, diciamo, della trombosi. No, mi hanno detto che doveva passare un po' di tempo dell'età. Forse la signora vuole fare un controllo, è questo che le sta chiedendo. Come sì, può fare? Sì, ecco, può venire. Allora, signora, se poi suo figlio dovrà essere, diciamo così, tenuto sotto controllo, eccetera, lo stabiliremo. Lei intanto dovrebbe, appunto, può prenotare la visita da noi, la visita ematologica, specificando che la deve fare al centro trombosi, quindi che non è una visita onco-ematologica, cioè di ematologia oncologica. La prenota tramite il nostro centro prenotazioni, non ci sono nemmeno attese lunghe, sono di pochi giorni, e viene, ci porta suo figlio, la documentazione, e vedremo lo specifico, perché sa, così è un po' difficile riuscire, certo, a consigliarla. Allora bisogna fare visita ematologica? Visita ematologica specificando che deve essere fatta presso centro trombosi, deve farla così. Quindi questa è la specificazione importante. Questa è la strada, poi dopo vedremo lo specifico, che cosa fare a seconda di quello che avrà avuto, di quanto tempo è passato, insomma ora è difficile risponderle così, è troppo generico quello che mi dice. Va bene, la ringrazio, dottoressa Rossi. Grazie a lei per averci chiamato, quindi insomma poi si valuterà il caso dopo la visita, certo, e l'esame anche dei documenti. E proprio la telefonata ci riporta all'argomento che avevamo lasciato interrotto, no? La familiarità. Sì. La familiarità esiste sono dei fattori di predisposizione alla trombosi, ce ne sono alcuni che sono molto importanti, cioè hanno un impatto molto molto importante, e sono questi però dei fattori di rischio piuttosto rari, che riscontriamo molto molto raramente nella popolazione. Si tratta della carenza di antitrombina terza, una proteina del sangue che, come dice il suo nome, antitrombina, è un antitrombo naturale, quindi un anticoagulante naturale. Se è carente, se non c'è nel sangue, ce n'è una quantità ridotta, i pazienti che sono congenitamente così rischiano. La carenza di altri anticoagulanti naturali, che sono altre proteine, la proteina C, la proteina S, il discorso è lo stesso. Sono però situazioni queste rare e di grande impatto, cioè se ci sono vogliono dire tanto in termini di rischio, ma sono rare. Invece molto più frequenti sono condizioni che sono invece di molta minore importanza per quanto riguarda il rischio che comportano. E sono delle varianti genetiche di fattori della coagulazione normali che esistono in una forma, diciamo, magari un pochino più attiva. La coagulazione avviene grazie all'intervento di tante proteine del sangue. Alcune di queste, il fattore quinto, sono nominate con numeri romani, così per comodità, dall'1 al 13. Il fattore quinto e il fattore secondo, in maniera particolare, possono essere congenitamente un po' diversi dal normale, possono essere un po' diversi, vuol dire un po' più attivi. Allora, se sono così, e questo viene trasmesso attraverso i genitori, dalla madre, dal padre, da tutti e due, quel paziente può anche non avere niente per tutta la sua vita, però ha una piccola predisposizione in più. Allora, quella predisposizione, quando si aggiungono altri fattori di rischio, che possono essere quelli che ho già detto, che sono fattori acquisiti, l'intervento piuttosto che la frattura, l'ingessatura, l'immobilità, allora questo può comportare l'aggiungersi di nuovi fattori a fattori già preesistenti, può comportare la comparsa poi del problema. Però questi sono appunto fattori familiari che hanno una certa importanza nella famiglia, cioè determinano, si ricercano quando nella famiglia ci sono casi di trombosi non spiegate
in un'epoca giovanile, se no non ha senso cercarli. Anche perché l'età è un'altra cosa che poi spiegheremo bene, certo, incide nell'avere o meno una trombosi, certo, certo, e non poco. Che abbiamo in linea, buonasera. Buonasera. Qual è la domanda per la dottoressa? Io volevo fare la domanda alla dottoressa Rossi. Prego. Con la milassia a 350, siccome mia madre piglia il Coumadin, deve continuare a fare il Coumadin oppure c'è qualche altra soluzione? Allora, dunque la milassi 350 vuol dire che c'è un problema nel pancreas. Bisognerebbe capire qual è questo problema, perché la milassi è un enzima del pancreas che aumenta quando c'è un problema o sul pancreas o indirettamente sulla colecisti, sulle vie biliari, perché ci sono magari dei calcoli nella colecisti che chiudono le vie di sbocco, le vie di deflusso della bile e anche del liquido pancreatico, perché il pancreas è una ghiandola che produce una sostanza digestiva e quindi gli enzimi che non riescono a trovare uno sbocco nell'intestino, cosa che dovrebbero fare, passano un po' di più nel sangue. Se questo è il secondo problema, diciamo per assumere il Coumadin c'è qualche problema in più, perché se la bile non passa viene a mancare diciamo il metabolismo che permette di avere un effetto del Coumadin costante e non eccessivo. Okay. Allora spesso succede che nei pazienti che sono o in pancreatite o in pancreatite conseguente appunto alla calcolosi della colecisti, l'anticoagulante viene sospeso, il Coumadin che lei... praticamente dall'ecografia risultano calcoli. Solo il pancreas un pochettino ingrossato. Ecco, è dall'ecografia. Quindi è una pancreatite. Ci potrebbe essere qualche problema perché, ripeto, c'è un disturbo quando è così, quando non avviene una buona digestione in un certo senso, sulla flora batterica dell'intestino. E la flora batterica, i batteri buoni cosiddetti dell'intestino, e quelli lì producono una vitamina, che si chiama vitamina K, che è l'antagonista naturale dell'anticoagulante, cioè una specie di antidoto naturale, e mantiene l'effetto del Coumadin bilanciato, non eccessivo. Allora, se mancano questi batteri, il Coumadin rischia di fare troppo effetto, di scoagulare troppo un paziente e quindi di fargli correre dei rischi di emorragie. Quindi se capita che praticamente questa milassi rimane alta, per chi non lo so, non c'è nessun problema diretto, quindi il Coumadin non lo può fare più? Non lo può fare più. Più è una parola grossa, non lo potrà fare fino a quando questa condizione non sarà curata e il valore non sarà migliorato, cosa che si può fare. Il problema è che è stata ricoverata, però è entrata con questi valori e è uscita con questi valori. Non gli hanno dato un minimo di cura, questo è il problema. Magari è ancora troppo poco tempo che ha avuto il problema. No, è da giugno. Da giugno che non passa? Da giugno praticamente è stata ricoverata per questo motivo, l'hanno rimessa con questi valori, noi abbiamo continuato a fare il Coumadin. Ultimamente, siccome l'ho fatto fare direttamente, perché mia madre lo fa a casa, l'ho portata all'ematologia e gli ho fatto degli esami e praticamente l'hanno sospeso. Però io mo per migliorare la situazione, cioè ricoverare in clinica non è possibile perché non ho. Ricoverare in ospedale c'è il problema che non ti guardano nemmeno. Ma magari non è una situazione che richiede un ricovero, ma solamente degli accorgimenti alimentari, un regime alimentare. Mi scusi capisco che il problema è importante, però abbiamo altre telefonate. Dottoressa, qual è l'indicazione? Qual è l'indicazione che noi possiamo dare? L'indicazione è magari il Coumadin si può anche tentare di reintrodurre o di assumere se già lo prende, facendo dei controlli frequenti e verificando che eccesso. Adesso sta facendo le punture. Si può riprovare a dare, si fanno controlli invece che quindicinali, ogni 3 settimane si fanno inizialmente una volta alla settimana, cautamente, e si vede come funziona la terapia. Un'ultima domanda veloce. C'è qualche altro medicinale a posto del Coumadin che fa lo stesso effetto? Guardi, di questo se riusciamo ne parleremo un po' più avanti, perché ci sono dei farmaci nuovi, farmaci anticoagulanti, che sono dei farmaci molto promettenti, che ancora non sono
disponibili per tutte le indicazioni, ma lo saranno presto, quindi forse se sente la trasmissione lo sentirà più avanti. Allora, resti sintonizzato, grazie per averci chiamato. Bene. Allora, chiudiamo questa ampia introduzione dedicata ai fattori di rischio. Dicevamo l'età e poi altro fattore di rischio può essere o no il colesterolo per la trombosi? Sì, anche se soprattutto il colesterolo ha soprattutto importanza nell'ambito delle trombosi arteriose, quindi del manifestarsi di placche sulle carotidi, di ictus cerebrale, di coronaropatie, ecco, di malattie delle arterie più che delle vene, ma insomma spesso, come abbiamo visto da tanti lavori fatti, chi ha dei problemi venosi ha spesso anche dei problemi arteriosi, quindi anche questo è qualcosa che stiamo un po' rivedendo, nel senso la malattia vascolare sembra essere oggigiorno sempre di più una malattia multidistrettuale che interessa contemporaneamente a te e bene. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Seconda parte di Medicina in Diretta, ve lo ricordo, ci stiamo occupando di trombosi, lo stiamo facendo con un'esperta in studio, la dottoressa Enza Rossi, lei è responsabile della divisione di trombosi dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Prima proprio della pausa pubblicitaria, con una telefonata abbiamo fatto riferimento ai farmaci, noi ci siamo occupati prima dei fattori di rischio, adesso parliamo di farmaci. E ci sono dei nuovi anticoagulanti, se ne parla poco, possono essere già utilizzati, che effetti hanno, quali sono i vantaggi rispetto ai tradizionali? Dunque, se ho capito bene, parliamo dei nuovi anticoagulanti orali, sono dei farmaci sì che oggigiorno entrano in commercio, che sono nei confronti dei quali ci sono tantissime aspettative da parte dei pazienti in terapia anticoagulante, che sono tantissimi, e quindi una fetta di popolazione molto importante. Io ogni giorno ricevo richieste, ma i nuovi farmaci quando saranno disponibili, ma io li potrò prendere? Allora, cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Sono diversi farmaci, non si tratta di uno solo, che hanno la differenza fondamentale con gli anticoagulanti orali e che agiscono all'atto pratico, quello che interessa alla gente, almeno in teoria, non necessitano di controlli di laboratorio. Facciamo anche un esempio pratico, dottoressa. Un nuovo farmaco rispetto al Coumadin tradizionale, sì. Qual è la differenza? Quale potrebbe essere? Qual è il vantaggio per il paziente? Allora, la differenza è questa. L'assunzione è sempre per bocca, quindi non c'è differenza. Per alcuni c'è una doppia assunzione giornaliera, quindi bisogna prendere due compresse distanziate fra loro, per altri invece una sola somministrazione. Non c'è bisogno, almeno in linea di principio, poi se avremo tempo cercheremo di capire la fattispecie, di controlli di laboratorio, quindi si prendono a dose fissa, non si cambia dose, non interferiscono con i cibi, cosa che invece gli anticoagulanti fanno, e hanno meno interferenze con gli altri farmaci, perché purtroppo con gli anticoagulanti orali è praticamente una corsa agli ostacoli, perché ci sono tantissimi farmaci che hanno la capacità, altri farmaci che il paziente già prende o che deve prendere, soprattutto per motivi di diverso tipo, che interferiscono con l'effetto che l'anticoagulante fa e quindi che mettono a rischio la terapia anticoagulante, che funziona solo se è ben condotta, cioè se l'effetto è effettivamente quello. Questo per i nuovi anticoagulanti non c'è, ma questo vale soltanto in linea di principio, perché se poi scendiamo nello specifico vediamo che non è proprio così, nel senso che uno di questi farmaci per esempio ha interferenze con gli anticoagulanti, che due dei tre hanno un problema in caso di insufficienza renale, perché sono farmaci che vengono eliminati appunto attraverso i reni, e nei pazienti che hanno un'insufficienza renale moderata o peggio grave non possono essere somministrati. Scopriamo che in un caso
su tre ci sono degli effetti collaterali sullo stomaco, sul duodeno, quindi sono praticamente da evitare nei pazienti che soffrono di gastriti, di ulcere, di problemi gastrointestinali, perché danno spesso questi effetti collaterali. E scopriamo, ancor più grave, che non hanno antidoti. Mentre io con l'anticoagulante ho in un certo senso orale, attualmente disponibile, il Coumadin, il Sintrum, sono pochi i farmaci in questione, ho la possibilità di inibire l'effetto dell'anticoagulante in un lasso di tempo ragionevolmente breve in caso di iperdosaggio, lì non solo non ho un test per dimostrare se c'è un iperdosaggio o no, ma non ho neanche poi la possibilità, qualora avessi una manifestazione emorragica, perché ovviamente le complicanze emorragiche ci sono lo stesso, se no non sarebbero farmaci, gli effetti collaterali ci possono essere, non ho un farmaco agile come può essere la vitamina K, l'antidoto del Coumadin, da poter somministrare per esempio a domicilio. C'è naturalmente la possibilità, ma richiede il fatto che il paziente si deve fermare in ospedale, deve subire una trasfusione di concentrati di plasma, insomma è una reversibilità dell'effetto anticoagulante più complicata da ottenere. I farmaci in questione, che ripeto sono tre al momento, sono il dabigatran, il principio attivo, si chiama Pradaxa, il rivaroxaban che si chiama Xarelto e l'ultimo si chiama Apixaban, Elicit, qualcosa di questo genere, l'ultimo non ricordo neanche bene il nome, sono già utilizzati. Sono stati testati con studi clinici molto importanti su migliaia di pazienti, sono estremamente efficaci. Ma presso il centro di Cosenza questi farmaci vengono utilizzati, allora, oppure no? Presso il nostro centro noi li abbiamo utilizzati partecipando a uno studio clinico multicentrico, che vuol dire in cui i pazienti vengono arruolati, vengono presi in carico, quindi vengono studiati. Quindi regime di sperimentazione? Sì, e li abbiamo trovati molto efficaci, abbiamo partecipato a questo studio e poi non li utilizziamo direttamente, ma vengono utilizzati in ambiente ospedaliero perché hanno già l'indicazione dal Ministero per alcune particolari condizioni. Che vogliamo non so dire anche quali sono, sì, queste particolari, ecco, condizioni, sì, perché sì, so che spesso vengono i pazienti a chiedere questi, certo, farmaci da voi e voi dovete spiegare, sì, che non è possibile ancora, sì, ampliare. Sì, non possiamo ancora somministrarli, allora si utilizzano in ortopedia. Quindi li utilizzano gli ortopedici fondamentalmente ancora, perché è stata data l'indicazione dal Ministero, quindi sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale, per la prevenzione della trombosi venosa nei pazienti che fanno chirurgia ortopedica di protesizzazione di anca o di ginocchio. Questa è la loro indicazione e qui si sono dimostrati efficacissimi. E vengono utilizzati. Ora, gli studi clinici che ripeto sono stati condotti per tutti e tre questi farmaci, più d'uno, hanno dimostrato che sono efficaci tanto quanto gli anticoagulanti orali, addirittura in alcuni casi più degli anticoagulanti, con un effetto, diciamo così, di prevenzione di alcune complicanze della fibrillazione l'ictus addirittura superiore, quindi si sono dimostrati in alcuni casi superiori agli anticoagulanti. Però ancora, almeno per due di questi, non è stata data l'indicazione, cioè non sono disponibili per quelle indicazioni cliniche gratuitamente. Ovviamente in farmacia possono essere acquistati, però il costo è piuttosto elevato, quindi non è sostenibile da tutti i pazienti. Aggiungo, il Ministero sta cercando ovviamente una soluzione, perché c'è molta richiesta da parte dei pazienti, delle associazioni dei pazienti e anche dei medici, che si sono accorti che naturalmente sono farmaci estremamente efficaci, per poterli dare gratuitamente. Ma il Ministero vuole porre dei distinguo sia in termini di numero di pazienti da trattare, quindi una accurata selezione. Perché è chiaro che se io devo cambiare un farmaco che funziona bene, che non mi ha dato mai problemi in quel paziente, che in quel paziente è stato efficace, e inoltre gli devo dare un farmaco che sia pur efficacissimo, mi aumenta tantissimo la spesa sanitaria e mi fa anche pensare che possa avere dei problemi a controllarne l'effetto o a
a verificare come funziona, ovviamente io devo pensarci 10.000 volte. Allora il Ministero vuole, siamo in trattative come società di centri per la sorveglianza anticoagulati per poter avere, diciamo così, noi la gestione, noi e i cardiologi naturalmente, quindi solamente alcuni specialisti, la prescrivibilità di questi farmaci, che non vengano dati a tappeto in tutti, perché la banalizzazione in questo campo è quanto di più pericoloso è possibile. Certo, insomma, nuovi farmaci ma sotto lo stretto controllo sì. dell'esperto, dello specialista che può correre ripari in caso di effetti collaterali negativi. E sa come fare, e lo può fare solo in un ambiente protetto come può essere una casa di cura, un ospedale, non a domicilio. Ecco. E questa è un'altra sottolineatura importante. Finora quindi i farmaci, questo capitolo doloroso però necessario, di nuova frontiera, quindi dove si va, e anche di tradizione che si sta superando, però insomma chi si imbatte una malattia trombotica con i farmaci deve convivere, attualmente questa è la realtà, perché sulla cura insomma non ci sono alternative, vero? Sì, no, non ce ne sono assolutamente, nel senso che la trombosi venosa è una malattia che quando si verifica va affrontata con decisione per il tempo necessario, che sono molti mesi di terapia, un minimo di 3 mesi, ma spesso si fanno 6 e anche in alcuni casi più di un anno. E non c'è altra soluzione al momento se non delle terapie che comunque obbligano il paziente a una certa, come potremmo chiamarla, sanitarizzazione, cioè alla frequentazione dell'ospedale, a fare dei controlli, a fare dei controlli per verificare che quella terapia sia effettivamente efficace, perché non sono farmaci che presi a dosi fisse fanno sempre lo stesso effetto. Bisogna verificarne l'effetto e bisogna adeguare il dosaggio di volta in volta, e non c'è scorciatoia che tenga, bisogna fare così. Abbiamo parlato molto delle cause, dei sintomi, anche degli elementi che potrebbero insomma annunciare, passatemi il termine, la trombosi, poco degli effetti della trombosi, quindi quali effetti, quali poi conseguenze. Allora, rimanendo sempre, ripeto, nelle trombosi venose degli arti inferiori, gli effetti possono essere distinti in effetti locali, quindi sulla circolazione localmente, e invece effetti a distanza. Allora, gli effetti a distanza sono le complicanze più gravi, l'embolizzazione, cioè questo trombo, questo coagulo che si è formato nelle vene si può frammentare, si può suddividere in tanti pezzettini, è trasportato dalla circolazione, andare a colonizzare dei vasi lontani da quello in cui il trombo si è formato. Quindi la via più naturale è quella, il raggiungimento del cuore, e attraverso le arterie polmonari il raggiungimento dei polmoni. È l'embolia polmonare, quella la complicanza principale della trombosi venosa degli arti inferiori, perché quando le arterie polmonari si suddividono poi nei polmoni in tanti rami sottili, a un certo punto il trombo trova un ramo più sottile della sua stessa dimensione, quindi che non lo lascia più passare, e quel ramo o quei rami, o a volte anche il tronco principale dell'arteria polmonare, se il trombo si stacca in massa, in toto, è ostruito, allora quella parte di polmone non riceve più sangue da ossigenare, e i sintomi sono davvero gravi e possono addirittura mettere a rischio la vita. Le embolie polmonari massive, come si dice, quelle cioè più gravi, sono mortali a volte per i pazienti che ne sono colpiti. Le trombosi che sono più frequentemente complicate da questo tipo di gravissima patologia sono le trombosi profonde, non quelle superficiali o quelle superficiali molto meno, e soprattutto
tanto più quanto più sono, si dice, prossimali, cioè quanto più sono alte nella gamba. Facciamo quelle della anche coscia, la differenza tra più la, che della le gamba. Trombosi superficiali e quelle profonde. Sì, 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 sì. Finisco un attimo sulle conseguenze sì. locali. E le conseguenze locali sono invece il fatto che la chiusura di una vena comporta che il tratto che sta sotto la vena chiusa si slarghi, si dilati, perché il sangue preme e non riesce a passare adeguatamente, e quando questo vaso si ricanalizza, cioè si riapre, se è passato troppo tempo oppure se la riapertura, la ricanalizzazione non è completa, ovviamente c'è uno sfiancamento delle pareti della vena che non riesce più a fare il suo lavoro, cioè che è quello di impedire al sangue di refluire verso il basso, ma a spingerlo verso il cuore. E questa è l'insufficienza venosa, la conseguenza più grave delle trombosi, specialmente di quelle mal curate o curate in ritardo, curate solamente per un tempo insufficiente. Certo. E queste sono quelle gambe che noi vediamo a distanza di tempo, gonfie, come se fossero tatuate, cioè tutte macchiate, con ulcere a volte, che non si rimarginano mai. Questo deriva dal fatto che ovviamente non riuscendo più a defluire il sangue, non riesce neanche ad arrivarne di nuovo, perché il sistema circolatorio è un sistema chiuso, se non va via del sangue non ne arriva. E quindi viene a mancare l'ossigenazione dei tessuti, e i tessuti che ne soffrono di più sono la cute, i tessuti superficiali, quelli che dovrebbero rinnovarsi e non riescono più a farlo. Per ciò che riguarda l'altra cosa che lei mi chiedeva, cioè la differenza tra la trombosi superficiale e quella profonda. Profonda sì. e superficiale. Allora, il sistema circolatorio venoso, cioè il sistema delle vene, è doppio. Ci sono delle vene che scorrono più in superficie e delle vene più profonde, che poi si raccolgono in grossi vasi venosi, in grosse vene nell'addome e poi nel torace, che sboccano a loro volta nel cuore. Allora, le vene superficiali hanno molti punti di comunicazione fra di loro, sono i cosiddetti bypass, non so come li vogliamo chiamare, rami collaterali, sono, diciamo, un po' più lontane dal circolo generale, cioè dalla circolazione profonda, quindi quando sono colpite le conseguenze sono meno gravi. E la trombosi venosa superficiale è quella che colpisce questi primi vasi, cioè la più importante vena superficiale che quasi tutti conoscono è la vena safena, quella certo. che dà luogo alle maggiori varici, quella che viene asportata certe volte o trattata anche con tecniche diverse oggigiorno. Invece le vene profonde sono vasi in cui le superficiali si svuotano. E quando si chiudono quelle, non c'è più una valvola di scarico, perché quello è il ciclo definitivo, cioè di là il sangue deve passare, non ha possibilità alternative. E quindi se si chiude quella parte lì, se la trombosi quindi è una trombosi venosa profonda, le conseguenze sono peggiori, più gravi. Certo, e lo dice anche il termine. C'è anche un altro aspetto da chiarire che ci è rimasto in sospeso, che è quello dell'età, perché l'età, le diceva, incide moltissimo sulla trombosi, molto rara la trombosi nell'età giovanile, molto più frequente invece nella terza età, definiamola così. Sì, e per tanti ordini di motivi. Innanzitutto quello, diciamo, squisitamente locale, cioè quello che riguarda i vasi invecchiano come tutte le parti del nostro corpo, quindi la parete di un'arteria o di una vena di una persona di 80 anni non è certo quella che quella stessa persona aveva a 20, quindi la distruzione di certi elementi di protezione del rivestimento interno, del cosiddetto endotelio vasale, lo sfiancamento delle pareti della vena, sono tutte cose che possono predisporre. E poi perché nell'età avanzata sono sopraggiunti già mano a mano col passare del tempo altri fattori che prima magari mancavano, le gravidanze nelle donne, l'assunzione di ormoni, l'aumento di peso, l'immobilità, l'aumento del colesterolo, se è insorto il diabete che magari prima non c'era, cioè sono tutte cose che naturalmente nell'infanzia non ci sono e ci sono invece in un'età più avanzata. Per non parlare poi delle necessità di
di periodi di stasi, di immobilità che si fanno via via sempre più probabili, interventi di chirurgia ortopedica che vengono fatti certamente più nell'anziano che non nel giovane. E quindi ecco, tutti questi elementi comportano un aumento del rischio con quello che sembra in realtà un unico fattore, l'età, ma che in realtà è una sommatoria di tante situazioni insieme. Lei ha parlato prima di donne, soggetti a rischio, per esempio in gravidanza, che cosa devono fare, oppure la menopausa è un'età della donna in cui c'è più rischio per la trombosi o no? Allora, nel caso della gravidanza, no, non credo che la gravidanza sia una situazione di particolare rischio. È vero che in gravidanza il sistema coagulativo è in tutte le donne più predisposto alla trombosi che non all'emorragia. Noi dobbiamo immaginare la coagulazione come una bilancia. Da un lato la bilancia pende verso la coagulazione, dall'altro verso la anticoagulazione, verso la fluidità del sangue, diciamo, naturale. Allora, quando la bilancia è in equilibrio, la coagulazione si verifica solo se ci sono dei danni vascolari, se uno si ferisce, in parole povere, ma non in assenza di questi. Invece ci sono situazioni della vita nelle quali un po' la bilancia pende verso l'una o l'altra situazione. Nella gravidanza la bilancia pende un po' più verso la coagulazione. Questo è proprio un fatto diciamo che deriva dalla evoluzione naturale, dalla selezione naturale, perché un tempo le donne avevano molti più rischi in gravidanza di avere emorragie che non trombosi, di perdere il bambino che non di essere colpite da trombosi, perché lo stile di vita, la nutrizione non erano certo quelle di oggi. E quindi col tempo si sono selezionate le donne che avevano meno probabilità di avere emorragie in questa fase della vita, cosa che oggi paghiamo un po', perché invece oggi che abbiamo tanti rischi in più di trombosi, la gravidanza diventa un rischio in più. Ma non è che di per sé la gravidanza sia un rischio. Poi bisogna vedere se ci sono condizioni predisponenti, allora la gravidanza può essere a quel punto un momento nel quale la donna rischia un pochino di più. Per quanto riguarda la menopausa, anche la menopausa è lo stesso discorso, non è di per sé un periodo di rischio particolare, a meno che non sussistano situazioni particolari, la donna non abbia già avuto episodi precedenti, non sia molto sovrappeso, non sia diabetica, non sia ipertesa e non prenda ormoni. Oggi c'è un po' anche un po' la moda, diciamo, per la prevenzione dell'osteoporosi che sopravviene dopo la menopausa, per la prevenzione degli effetti collaterali che in menopausa ci sono, no? Le vampate, eccetera, eccetera, di dare spesso, e in maniera un po' indiscriminata, direi in certi casi, ormoni alle donne, quindi la cosiddetta pillola, gli estroprogestinici, il che permette di mantenere ancora per un certo periodo di tempo il ciclo mestruale, con questo il metabolismo, il trofismo dei tessuti, il nutrimento dei tessuti normali. Beh, ci sono situazioni nelle quali forse varrebbe la pena interrogare bene la paziente prima di decidere in questo senso, vedere se ha avuto dei problemi personali, ce ne ha avuti di familiari, prima di dare indiscriminatamente, perché la pillola anticoncezionale è di per sé un qualcosa che crea un piccolo rischio in più di trombosi, allora non è per tutti. Certo, e facciamo anche un po' di chiarezza sui termini, no? Perché noi abbiamo parlato di trombosi superficiale profonde e spesso ci chiedono anche di tromboflebiti, che sostanzialmente significano la stessa cosa. Sì, sì. Tromboflebiti e trombosi sono di solito sinonimi, perché nella parola tromboflebite c'è anche la specifica della conseguenza della trombosi che comporta con la chiusura del vaso un'infiammazione della sua parete, quindi flebite vuol dire infiammazione di una vena e quindi spesso l'infiammazione di quella vena consegue alla trombosi. È pur vero che ci possono essere delle flebiti senza trombosi, ma quasi mai ci sono delle trombosi senza flebite.
che insomma poi hanno anche un corso prestabilito e vanno curati con farmaci adeguati che voi somministrate e che trovate insomma l'equilibrio. Tornando ai nuovi farmaci anticoagulanti, quando si potrà, c'è già un termine, avete già fissato con i protocolli terapeutici, come dire, l'ingresso ufficiale di questi farmaci per tutti? No, perché questo non tocca a noi, spetta solamente allo Stato decidere quando poterli somministrare in regime appunto di gratuità, perché attualmente il Pradaxa è disponibile già e ha l'indicazione per la fibrillazione atriale. Quindi dal punto di vista della prescrivibilità esiste, cioè nessuno mi può contestare che io prescriva quel farmaco per quella patologia. Io ci tengo a dirlo, un medico, secondo scienza e coscienza, ma un matto potrebbe anche farlo, può prescrivere qualsiasi farmaco per qualsiasi malattia. Io potrei decidere, sapendo che è efficacissima, di prescrivere l'aspirina per curare il tumore. Certo, me ne assumo tutte le responsabilità. Allora, prescrivere un farmaco al momento fuori sono indicazione... prescrivibili solo dagli specialisti o possono essere prescritti anche dai medici curanti? No, adesso sono prescrivibili dagli specialisti, ma con quelle limitazioni, cioè per quelle semplici patologie. Per il momento solo uno è disponibile per la fibrillazione, però sempre, ripeto, non dispensato dal Sistema Sanitario Nazionale, quindi a pagamento. Gli altri hanno... sono in attesa della registrazione per la fibrillazione e anche per le trombosi, e questo dovrebbe avvenire a breve, in altri paesi europei già c'è. E poi da ciò a dire che questi farmaci saranno anche gratuiti, questo è il passaggio importante. Ecco. Quanta attesa c'è per questi farmaci? Tantissima, non si parla d'altro nei nostri congressi. Ci sono delle sezioni dedicate solamente a questo, anche perché anche noi come centri trombosi ci stiamo attrezzando per cercare di studiare dei test che ci permettono di capire quanto un paziente è anticoagulato, sebbene si dice non ce ne siano, in realtà con qualche artificio si potrebbe anche trovare. Ci stiamo attrezzando per capire come continuare a seguire questi pazienti, perché comunque sono pazienti che prendono dei farmaci nuovi e semplicemente somministrarli, abbandonarli a se stessi, non ci sembra etico, quindi diciamo se ne parla tanto, sia da parte dei pazienti che anche da parte di noi medici, ne parliamo in tutti i convegni, diciamo, dedicati ovviamente a questo tipo di problemi. Allora, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, grazie alla dottoressa Rossi per essere rimasta con noi, grazie a Luca Chito e regia, noi vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi.